Sarà necessario abbattere almeno 20 dei 56 alberi, 55 tilli e un leccio presenti in via Matteo Civitali a Lucca. Questa la conclusione a cui sono arrivati Sistema Ambiente, Amministrazione Comunale e Opera delle Mura, dopo aver eseguito indagini specifiche che hanno permesso di valutare lo stato fitosanitario delle piante lungo il viale. Data la rilevanza dell'intervento e il valore paesaggistico e storico della zona, è stato aperto un dialogo con la Soprintendenza e la Regione Toscana, in particolare con il Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di redigere un piano pluriennale di recupero, salvaguardia e miglioramento del patrimonio arboreo cittadino. Le indagini strumentali hanno messo in luce la situazione critica in cui versano la maggior parte delle piante presenti sul viale. L'intervento, che si prevede possa partire già dalla prossima settimana, è di estrema urgenza, poiché le piante malate sono instabili e rappresentano un pericolo per la circolazione. In attesa di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle pubbliche amministrazioni competenti in materia, il piano di intervento che Sistema Ambiente, Comune e Opera delle Mura hanno predisposto è organizzato in più lotti, in modo da ridurre il rischio, riducendo però al minimo l'impatto che l'eliminazione delle piante avrà sulla percezione paesaggistica del viale. In primo luogo è previsto l'intervento tempestivo sui soggetti più gravi. Sono risultati circa 20 gli alberi gravemente minati alla base, in modo irrimediabile, che dovranno essere abbattuti. Un secondo intervento è previsto in un secondo momento sugli alberi che si trovano in condizioni meno gravi e che potranno essere messi in sicurezza con interventi di potatura meno drastici. Sistema Ambiente, Amministrazione Comunale e Opera delle Mura stanno lavorando di concerto per sacrificare il minor numero di alberi possibile. Ma gli interventi previsti non si fermano alle alberature. Altre opere si rivelano necessarie. La prima fase del progetto sarà quindi la messa in sicurezza dell'area, per poi operare una riqualificazione generale dell'intero viale, con un progetto di rifacimento stradale, vista anche la sua importanza in quanto principale asse di collegamento con la Garfagnana.